sono nata al 6, 9, 27. Come vi chiamate? Yolanda Baldoni. Che si ricorda del tempo di guerra? Tante cose brutte. Io lavoravo dal tabacco a Bastiola. La prima sera arrivarono verso le 5:30, le 5, così, a parecchie, la prima volta. E allora tutte siamo scappate dello stabile e siamo corse che c'era una stradina che andava su da un contadino. E a correre, a correre, siamo andate tutte da quella casa. Però hanno bombardato, non mi ricordo adesso di preciso, il 3 del 1944. E in quel modo è passato. E mi ha avuto tanta paura perché era la prima volta che si vedevano gli apparecchi che volavano. Come si chiamavano i due fratelli? E Mario e Vittorio di cognome? Baldoni, e sono rientrata a casa, però sono tornata a casa, dentro casa nostra, si sono nascosti perché se andavano in servizio a partire anche gli apparecchi. E allora sono stata tanto tempo dentro la camera della zia, dentro casa, e finché questi Baldoni la cercavano perché la sua erano partiti. A Bastia non c'erano e gira e sospetta l'hanno trovata a casa e allora gli hanno detto o tornate in servizio o vi licenziamo e papà era lo zio era più convinto che le licenziamo non ce la rimanda Samuele che adesso c'è la guerra ti bombardano dice la stazione il ponte è pericoloso dice non ce la rimanda i figli. Il padre era pauroso, non gli piaceva di perdere il lavoro, che già gliel'avevano detto. Sono tornata a lavorare. Alla stazione. Sono tornata a Dove lavorare lavoravano? a Bastia, alla stazione. Se non che un giorno, dove stavano in servizio, era il 4 di aprile. E uno già era in servizio, Vittorio, e Mario ancora no, facevano il turno, non è che le facevano fasta assieme, insomma, toccava un po' per uno. Mario stava a casa e allora era l'ora di pranzo. Era una bella giornata e io e Mario ci siamo presi il nostro piattino, ci siamo messi sulle scale. A mangiare, era un coniglio spezzatino. Ci siamo messi a mangiare, lui stava dalla parte di qua e dalla parte del muro. E abbiamo pranzato di lì. E poi dice, io adesso mi sbrigo, vado da Vittoria a dargli il cambio perché è ora che viene a pranzo. E allora ho fatto il suo servizietto, si è pulito e poi è partito. È partito e è arrivato alla stazione. Allora la stazione e gli altri amici già erano scappati via, gli altri ferrovieri, i ragazzi, e dentro c'era rimasto Vittorio. Il fratello, un compa, scappava a metà strada, ha guardato, con gli altri non c'era. E con lui non c'era, dice Vittorio sta dentro, dice bombardano la stazione, è fatta. Si è ritornato indietro a chiamare il fratello. Vittorio scappa, andiamo, bombardano, bombardano, via. E sto figlio è scappato. Il povero Vittorio stava dentro le rotaie, diciamo, dentro la stazione. E il povero Mario di qua. Quando ho visto queste due ragazze che correvano, gli ho buttato una bomba a spezzone agli inglesi. Sta bomba gli è cascata proprio intorno al mezzo. E l'hanno ammazzata. E il povero zio è partito. Quando ha sentito in quel modo, non è che ha capito, voi già vedete, è partito, è attivo, voi già vedete i figli, voi già vedete i figli. E papà già era diventato mille colori, perché va a capire che le cose girano bene.
domandava dove stanno i figli, dove stanno i figli, dai amici, da quell'altro, boh, sono di qua, Dopo dissero, ma dicevo perché sono all'ambulatorio alla Bastia. Perché vedeva che stava sopra dai figli e non ci metteva i piedi, era il sangue di figli. E allora l'ho mandato da solo, pure detto, non l'accompagna nessuno. L'ho mandato all'ambulatorio che c'era quella vecchia. E dall'ambulatorio sti figli c'erano. Allora capì che lei ci ha preso. E presa è tornata a casa, da solo. Nessuno l'ha accompagnato, la paura era tanta. È tornata a casa, noi atterravamo sulla strada sotto e stiamo aspettando che tornava sto zio. La zia non la poteva tenere. Papà la chiappò abbracciata a tenerla forte. Voi oggi dai figli, voi andate ai figli. E non l'ha mandata via, capirei, era una donna sola, disperata in quel modo. Lì aveva sentito già che i figli aveva persi. Si sente il sangue stesso, dopo Claudia, uno non l'ha passato mai, ma si sente. Io l'ho sentito sempre. E non l'ha mandata via. Eravamo di sopra da casa. Dopo, pian piano, siamo passati dalla strada di sotto e siamo arrivati dalla strada di qua. Eravamo tutta assieme, tutta a correre, aspettare che tornava sto zio. Quando invece che tornava così, nessuno l'ha accompagnato, era solo. Non ti dico la zia, porretta fortuna, papà, quell'uomo grosso, potente, che la chiappò, la portò a casa. E noi altri dai urli, dai strilli, eravamo tutti per la strada di lì, siamo tornati a casa, addio i figli, erano morti. E un'ammazzata di figli, erano stati i nostri alleati. Che facevate durante la guerra? Noi altri, durante il bombardamento, dopo 19 bombardamenti hanno fatto, e eravamo tutti a casa. Qua appena che si sentiva l'allarme, ognuno dice via, suonare l'allarme, via, via. Dal campo di sotto, dalla strada, c'era il campo del contadino e c'era l'erba alta che era ora di tagliarla, visto quanto fa il fieno, no? E allora correvamo tutti, ognuno sotto la nostra pianta, nascosto sotto l'erba, sotto la nostra pianta. E non ci vedevano, hai capito? E bombardavano il ponte e non l'ho preso mai. E io da sotto vedevo questi apparecchi che buttavano con quei muse rosse, buttavano quelle bombe e non chiappa mai il ponte. La più vicina da noi altri è stata poco lontano. La terra e zuppe, sono arrivati sul tetto di casa. Sono arrivati. Però casa non ce l'ho buttata giù. C'era la miseria? E beh, la miseria, tipo come i contadini, insomma, ecco, visto che c'era, la grandezza non c'era, era tanta, eravamo quanti figli. E io ero la più piccola, sei figli, no, sesto è nato dopo, mi pare, sesto è nato dopo, cinque figli. Chi lavorava a casa? E un po' tutte, il capo era papà, diciamo, per dire, come della cucina di casa era la zia Annetta, che mamma mia non sapeva né leggere né scrivere. Si viveva in quel modo, insomma, ecco, quando c'era che uno si poteva arrangiare. Ma a scuola c'è andata? A scuola ci sei stata? A scuola ci sei andata? A scuola? Sì, ho fatto la terza e la quarta non sono passata. Vabbè, io ero un po' indietro sulla matematica e quella non mi funzionava. E allora la maestra Lucia, non so se te la ricordi, se c'è, che esiste, mi rimandò, la quarta me l'ha rimandata. E sono andata a scuola con la maestra Maria, la moglie di Tomarelli, il capo fascista della Bastia. E ogni tanto ci chiedeva i soldi. E questi soldi servivano per le tessere.
perché lui era fascista, voleva fare le tessere qui. E papà se la tagliò e dicevo, sa chi ha sempre i soldi, questa, che ci vogliono più quaderni per i libri, dice, che sa. Una mattina viene dalla scuola, ma la mia, e va fatto scappare tutto dalle scuole. Papà mio, gli urla, gliene disse dalla maestra, ma una cosa pazzesca, insomma, io poi ero ragazzina. Lavorare a che età c'è andata? A che ora sei, sì, a che età sei andata a lavorare? Chi? Tu? Io ci sono andata quando c'era la guerra, avevo fatto un mese, poco più del lavoro, Quanti alla. anni c'avevi? E beh, l'età che uno entra sul lavoro, 18 anni, quanto? Non, adesso 27 è del sono oggi. 44, sono del 27, fai il conto. Non te ne dice? 18 anni? 17, sì. 17 17 anni, sì. Chi altro è partito in guerra della famiglia? Qualcun altro? anni. Papà è partito, l'hanno richiamato perché era un carabiniere. Ha fatto servizio 2 anni e dopo dicevano che chi aveva 6 figli e le rimandavano a casa a fare un altro figlio. Ci E allora è ride, tornato a casa. ci ride, aspetta. E aveva fatto sto figlio e fa domanda che c'aveva sto figlio, erano 6 anni. Però non ne volevano mandare a casa uguale, che era un buon carabiniere, era visto un uomo potente, un uomo che poteva servire allo Stato e non la rimandavano, ma se fece leva. Allora lui prese penna e foglio e ha scritto dalla moglie di Mussolini, dalla donna Rachele. Ha scritto dalla donna Rachele e ha detto che lui aveva fatto un altro figlio, un bimbo, aveva sei bambini. E c'aveva il diritto di tornare a casa. Erano 2 anni che già che stava sotto a fare servizio. E allora fu un lampo che decise di rimandare quest'uomo a casa. E la rimandò la moglie di Mussolini. Non so, avrà firmato Mussolini o non so adesso. Ma la rimandò subito a casa perché aveva 6 figli. E la rimandò a casa. E dopo, quando tornò a casa, cominciano i bombardamenti, poco dopo è successo quel che è successo. Vi siete accorti che era finita? Eh? Come te sei accorta, beh, che era finita sta guerra? E Qualcuno verso l'ha detto? giugno, luglio, quando è Ma stato? chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Le notizie dalle teatro. Ultima domanda. Che gli vorrebbe dire a sti ragazzi di oggi? Che Chi vorrebbe? gli vorresti dire a sti ragazzi di oggi? Cari ragazzi, io sono una nonna di 94 anni. Ho vissuto una vita un po' travagliata perché ho subito la guerra e i morti. Ma ho risolto con la mia presenza, con il coraggio di vivere, di andare avanti. E l'ho fatto. Ho sofferto, ho stata molto male, ma Dio mi ha aiutato. E fino a oggi posso ringraziare anche tante persone che mi hanno voluto bene. E oggi spero ancora di tirare un po' avanti, ma per voi ragazzi ci vuole solo la semplicità della vita. Dovete essere bravi, buoni e rispettare i genitori e la famiglia, tutti quanti. Non vi dovete tralasciare sulle cose brutte e pesanti che vi portano alla rovina della vita. Avete capito? Un saluto dalla nonna Iole. Salutano col braccio. Un saluto. Saluta con la mano. E vi saluto e vi